Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, avete visto dal titolo, ma oggi andiamo ad scoprire insieme questo set di Sol de Janeiro, che ne ho sentito parlare da diverse ragazze, quindi secondo me lo stanno proprio lanciando fuori al momento. Ho visto che sono tra le novità, ma non avevo mai provato questi dei prodotti. In questo caso sono i prodotti per i capelli con 100% di cartone riciclato. Ok, è riciclabile. È per i capelli danneggiati e secchi perché contiene, come si chiamano? Triplo burro brasiliano. Andiamo ad aprire questo set perché sono davvero curiosa. Hanno detto altre ragazze che è da guardare soprattutto la profumazione e noi intanto partiamo invece da shampoo, balsamo e maschera. Allora, posso dire che adoro questo pack. Ok, troviamo per primo lo shampoo fortificante e lisciante, ci piace, da 90 ml. Io l'odore lo sento da qua. Bello perché ha il tappo, credo, penso. Oh, sì, un po' duro, però che viene su. Ecco. È sigillato e si sente il profumo. Ma allora ci piace davvero. Poi abbiamo il balsamo, sempre fortificante e lisciante, sempre da 90 ml, che in questo caso sono curiosa di provare perché con noce del Brasile e olio di buriti. Allora, quello che mi interessa è che vadano ad idratare i capelli, nutrirli, ma non appesantirli. E adesso guardiamo Air Paletrat, quindi okay, questo è la maschera super nutriente, burro capuacu, murumuru e tacuma do Brasil. Tacuaco, murumuru, tacumo do Brasil. Potrebbe quasi essere uno scioglilingua. Comunque i prodotti sono ok. Questo forse possiamo aprirlo. Ok, è molto. Il profumo c'è, è molto solido. Perché io faccio gli swatch delle maschere per capelli? Non si sa, però molto corposa, molto corposa. Quindi potrebbe davvero andare a idratare bene, nutrire bene, riparare bene, speriamo che non vada a appesantirli, ma ve lo sarò sapere. Il profumo è qualcosa di leggendario, ci sembra di essere davvero in spiaggia. Wow, ci piace. Apprezzo molto il fatto che abbiano messo, guardate, questa fila dentellata in modo che anche con le mani bagnate non ci scappa il prodotto e possiamo ad aprirlo. Cosa che ho apprezzato davvero tanto, non credevo invece l'ho apprezzato. Il profumo c'è qualcosa di wow, effettivamente hanno avuto ragione le ragazze di sentire il profumo, assolutamente. E ora invece Bobbi Brown. Allora, questo è Beauty Essential, quindi dovrebbe essere un prodotto, un set travel size. Aprendolo, travel size, molto travel size, però si può una persona farsi un'idea dei prodotti stavo guardando perché c'hanno dei fogliettini ed effettivamente i prodotti che non si riesce a mettere l'inci, c'è l'inci, la lista ingredienti sopra il fogliettino, quindi su questo siamo completi. Allora, ci si può fare un'idea dei prodotti senza dover andare a spendere troppo, oppure davvero da portarsi in viaggio perché comunque è già in formato travel. Poi Bobbi Brown. Bobbi Brown, allora, Shooting Cleansing Oil, quindi un olio struccante. La confezione è un... Non è dato saperlo. Allora, può essere che abbia una quantità, ma scritto così sul trasparente, io vi dico che è questo.
Come faccio a vedere i prodotti io? Chiuso, sigillato, ci piace. Ah, aspettate, non è che per caso è scritto sul foglietto? Cleansing oil con fiori di jasmine, jasmine ed bacche di goji. No, dice linci, olio detergente lenitivo, ma non dice idee quanto contiene. Ok, va bene, comunque piccino. Poi altri due piccini. Allora, vitamin enrich base, base trucco con vitamine 7 ml. Delizioso, ma piccolissimo. Una texture particolare, dice di essere idratante. Ma ha un buon potere lisciante anche. Ci può piacere, soprattutto in inverno. Mentre l'altro è Air Repair Cream, quindi crema extra riparatrice per gli occhi. La confezione è un 2,5 ml. Molto dura, cioè. Ok, bisogna proprio andarle a prelevare il prodotto, però sì, è talmente ricca che è davvero super riparatrice per gli occhi, assolutamente. E adesso veniamo agli ultimi due, così posso appoggiare. Ecco, questo è la Smoky Eye Mascara, mascara da sguardo intenso. Ovviamente un mini size, ma delle mascara mi piacciono le mini size perché, dato che ne provo così tanti, non mi piace lasciarlo aperto più di tanto uno perché poi si secca e in questo modo non si va a sprecare. Ma ovviamente guardiamo l'applicatore. Ok, e per ultimo, ma non per importanza, ovviamente, anche se non so ancora cos'è, Longwear Cream. Ah, un matita ombretto in crema stick da 0,9 grammi. Il colore è golden pink. Piccino. Però è un bel colore, guardate. Bello! Bello, 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 bello! Ma che bello! Sia come ombretto ed illuminante, ad esempio da solo, ma anche come base, bellissimo e si fissa. Oh, ci piace, bello, bello. Assolutamente approvato. E niente, quindi questi erano tutti i prodotti del momento che mi hanno inviato da mostrarvi. Andiamo con Sol de Janeiro, che non mi ricordo chi è che aveva detto che gli erano piaciuti. Non mi ricordo. Comunque, Sol de Janeiro, che è questo 7 al triplo burro ed è brasiliano, effettivamente il profumo è spettacolare. O il kit di Bobbi Brown, micro, ma che permette di provare tutti i prodotti ed farsi un'idea, dato che è comunque un marchio molto costoso, almeno in questo modo si prova. Oppure, perché no? Ecco, ci sono anche questi ed è un formato viaggio perché comunque è completo. Base viso che comunque fa anche da idratante, occhi, olio struccante, mascara e ombretto. C'è tutto. Quindi niente, fatemi sapere quale prodotto vi influisce di più. Io adesso metto tutto nel mobile per andarli a testare subito e dirvi cosa ne penso. Ed fatemi sapere quale vi incuriosisce o se avete provato qualcosa e come siete trovate. Io come sempre spero sia stata utile, vi auguro per compagnia e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!